sbararmi su per un palo, su per un platano. Sono andato sopra una macchina. Ma sta a posto, dighe. Questo povero pistone sta chiedendo pietà. Ma è calasso. Ma qua. Vigneti, olivi, alberi. Che è successo? Sei caduto? Ottimo, non ho parlato di una chiama perché sono concentrato. Ma non sbararmi su per un palo o su per un platano. Comunque, a parte che il nostro amico con l'RS si è smaltato per terra e nessuno l'ha ripreso. Non è quello, ti voglio bene. Sono le 4 e mezza del pomeriggio e Taccaria è un po' infame. A faria un caldo afoso. Oh, ci fermiamo qua. Oh, aspetta, fermate qua. Ah, pausa. Salve, c'è anche lei qua oggi. Dov'è il tipo RS? Sono andato sopra una macchina. Come sopra? Six and a half hours later. Bene, allora ci siamo rinfrescati un attimo qua al baretto. Una bella lemon soda perché stavo veramente pezzando da qualsiasi parte. Ora stiamo andando in direzione benzinaio perché io ho già fatto benzina con le mie amiche taniche. Quindi ora sto andando a fare benzina per gli altri. Il primo distributore dovrebbe essere qua avanti. Quindi adesso andiamo a fare benzina e poi andiamo al piano del motolone. Sto scaldando. Benzinaio. Sta a posto? Ma sta a posto, dighe. Questi qui servivano per regolare la distanza. Sì, lo so. Perché con le buche si muovevano sempre. Li ho incollati con la colla calda. Guarda qua, è pieno. È vuoto. Ma no, che serbatoio che hai. Poi a casa hai una petroliera. Non inquinare l'ambiente. Porco. Ti inquino Vicenza, ti inquino. Ma cosa, sei abito qua a 20 minuti? Ah, porco. Allora, direi che è onesta come cosa. I tartufi li devi raccogliere, sì. Come scoppietta. Tipo RS, dove sei? Boh, abbiamo trovato anche questi qua col 50. Sì, non mi ricordo la strada. Qua se cadiamo basso. Ora andiamo al pianale del motolone. Io gomma di merda, oh. Cioè, buoneta. Avrà 15.000 km. Intanto mi sono anche dimenticato di attaccare la seconda cam. Se stradine merda qua. Belle, carine quanto vuoi, ma ci sono le macchine, cazzo. Questo povero pistone sta chiedendo pietà. Come? Giusto, madonna. Ciao cartello, mio amico, attraversamento Rospi. Madonna, c'è la spalletta dello zaino che mi sta facendo un male, boia, non avete idea. Su per me la radio. Ah, sta riempiendo di stufetto di yogurt. Aspetta un attimo. Ecco qua. Oh, vai tu davanti. Occhio al dritto. In mezzo alle tundre. Boia, can. Years later. Bene, ce ne stiamo tornando verso casa e ho fatto praticamente lo stesso giro dell'altra volta, solo che adesso scendendo non scendiamo dalla parte dell'altra volta dove ci siamo ingarellati col T-Max, ma scendiamo dall'altra, che è un'altra stradina stretta che non ho mai fatto. Quindi proviamo a fare quella, così almeno cambiamo un po' il giro, che sennò è sempre il stesso giro. Vero un po' altamente alle Baves. Dai!
Blecca adesso! Mondeo, vai qua! Sì, è una Ford, Mondeo, TDC, ma qua, pieno di vigneti, olivi, stracanaglio pieno di sassi, alberi, sole. Ecco qua, sbaro con Fiat Punto. Acqua, alberi, olivi, erba. Chi che ho perso? Amico RS, amico mio. Ah, che bei fiori, che belle rose. Vai, vai avanti, c***o. Oh, basta che freno un attimo, parte. Fai, bello, guarda. Oh, prova a fare su un attimo. Che è successo? Sei caduto? Ma stai... Non vi ho visto arrivare. Grazie. Ma l'hai presa larga? Sì, ma... Dopo un po' si perde la concentrazione. Perché noi in pratica saremo già a casa dove siamo andati giù. Vuoi a casa? Lavalo prima un po'. Qua è grattato un po'. No, la leva che abbiamo fatto noi era un po' grattata. Ma quello era già. Era già rotto. No, non si fa nulla. No, non si fa nulla. Si è appoggiata sulla gomma. Dice dammi l'acqua che gli ho messo. Oh, aspetta che. Oh, va che brucia un botto. Lo so, ma bisogna che togli tutto quell'onto. Ma stavo anche per tenere, ma dopo. Sì, grazie. Sta a posto, sta a posto. No, tutto ok, grazie. Ciao. Hai preso proprio la botta là su... La caviglia. Fai la roba così. Aspetta un attimo. No, lì non ho ancora. Solo qua. Ha messo la moto dove c'è il punto di una gommata che ha. Adesso arriva la macchina. Adesso arriva la macchina, boom. Direi che la giornata è finita nei peggiori di modi. Peggio di così non poteva finire. È caduto un altro collega motociclista. Ma santo Dio, per fortuna non si è fatto niente. Non si sono fatti niente in tutti e tre i casi. Lui è solamente scivolato, l'ha appoggiata per terra. Il tipo di prima con la Camel Fluo che l'ha smaltata su per un albero. E poi abbiamo infine il tipo qui col 77 che è andato su Pae Brecane. Ha preso una bella botta sull'asfalto perché pensavo fosse caduto sull'erba, invece l'ha presa sull'asfalto, quindi ancora peggio. Aveva male la caviglia, però riesce a muoverla, non si è rotto niente per fortuna. Ora stiamo tornando a casa, facendo gli ultimi tornanti qua che ci separano dalla strada dritta e noiosa. Io e il mio amico qui abbiamo più o meno una cinquantina di chilometri da fare, mentre loro andranno per le loro zone. Guardalo come imposta curva. Questa qua la sarei anche bella da fare in salita. Vai, è bello il sole che si deve scendere. Ah, che bello. Il sole bacia i belli. Che sound che fa? Infatti questo qua è lo scarico del 2,5. L'hanno adattato al 125. Cosa fai? Vai, testa a cazzo. Adesso mi fermo con un attimo, vediamo loro perché strada vogliono fare. Quando hai fatto le due fermate la prima volta? Un vecchio te la manda in questo canale. Sì? Meglio. È bella quella che tu. Hai visto? Ciao. Fammi sapere come stai. Ciao, grazie. E tu non vai via?
Ah no, devo fare solo assieme. Ciao caro, andiamo nonino. E niente, ecco qui la fine del nostro giro. Ce ne stiamo tornando velatamente a casa. Siamo a Torreglia, abbiamo salutato tutti. Ovviamente mi porterò a casa il mio amico qua, fino a casa. Poi lui avrà altri 15 km per tornare a casa. Ti ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like, commento e di iscrivervi al mio canale. Vi vedrete nei prossimi episodi. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.